video sul contenuto della scatola e test, benchmark e gaming con HTC One M8. Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it. Oggi siamo in compagnia di HTC One M8, l'attuale top di gamma di casa HTC. Quello che vedete qua sul mio tavolo è il contenuto della scatola. Non mi è arrivata la confezione di vendita, mi è arrivata dall'ufficio stampa HTC, che ringrazio per avermi mandato il telefono in prova. Mi è arrivata, diciamo, una scatola generica con, diciamo, appunto, beh, essendo un telefono, un sample che viene mandato nelle varie redazioni per le prove, quindi non mi è arrivata la scatola di vendita. Non vi ho fatto vedere la scatola comunque mirato, perché è appunto una scatola bianca semplicissima, ma abbiamo qui il contenuto della scatola, quindi diciamo un unboxing un po' particolare, quindi unisco l'unboxing insieme al video, ai video che noi facciamo di sotto, appunto, con i benchmark e i test con i gaming. Quindi quello che c'è all'interno della scatola con cui mi è arrivato è questo, manualistica. Mettiamo qua da parte il caricabatterie con l'ingresso USB da parete classico, il cavetto USB, micro USB, poi c'era anche la graffetta chiaramente per aprire il vano della nano SIM, perché questo M8 monta la nano SIM. Non c'erano le cuffie. Capita spesso che nei sample, appunto negli esemplari che vengono mandati nelle varie redazioni, mancano le cuffie. In questo caso mancano le cuffie, ma chiaramente nella confezione di vendita finale le cuffie ci sono. Quindi, dopo aver visto quello che c'è, diciamo, all'interno della scatola con cui mi ha dato il telefono, andiamo a sbloccare il telefono e andiamo subito, chiudiamo un po' di applicazioni, andiamo subito a lanciare AnTuTu Benchmark per i test benchmark. Test. Ragazzi, ormai non ve lo dico più, ora interrompo il video e ci rivedremo tra pochi minuti. Quindi il test è partito, a dopo. Eccomi di nuovo qui, ragazzi. Allora, il test di AnTuTu è terminato. Ecco il punteggio dell'HTC One M8. Abbiamo totalizzato 33.552 punti, sicuramente un ottimo punteggio. Andiamo a vedere il giudizio di AnTuTu. Chiaramente amazing, con un punteggio del genere non poteva essere altrimenti. Quindi andiamo a chiudere AnTuTu Benchmark e andiamo a lanciare il solito D-Trigger per la nostra prova gaming. Chiaramente dettagli al massimo. Alziamo leggermente il volume. Mai di trigger è invaso dalla pubblicità. Mi avvicino un secondo con la videocamera così potete vedere meglio. Ok. Ok, iniziamo a giocare. Chiaramente, ma non c'erano dubbi, fluidità eccezionale, guardate qua. Ultimamente sono diventati molto ostici da far fuori. Comunque, chiaramente grandissima velocità, insomma lag praticamente inesistenti, bellissima la grafica, ottima esperienza di gioco, veramente anche eccezionale l'effetto audio con le due casse molto potenti dell'HTC One M8 frontali, quindi anche questo va ad aumentare il livello dell'esperienza di gioco. Veramente molto molto bene questo HTC One M8 per quanto riguarda il gaming, veramente uno dei migliori in assoluto che ho provato in questi giorni, in questo periodo. Guardate anche che velocità, qui c'è qualcuno che rompe. Curatemi, capisco che non mi cura, ok.
qui faccio una brutta fine se non mi curo. Più vado avanti e più questi zombie sono diventati ostici da far fuori. Insomma, veramente un'esperienza di gioco veramente eccezionale. Tendiamo di far fuori altri due simpatici zombie e di terminare il livello, come sempre. Fuori uno e fuori due. Insomma, che dire, esperienza gaming di altissimo livello con questo HTC One M8, ma chiaramente non c'erano dubbi. Anche il punteggio benchmark molto molto alto in assoluto, tra i primi, usciamo brutalmente di Trigger, tra i primi in assoluto. Quindi, che dire, assolutamente promosso questo HTC One M8, ma ribadisco, non c'erano dubbi. Eccezionale, ottimo punteggio benchmark e veramente un'esperienza di gioco a 360 gradi, sia come fluidità che come velocità di gioco, ma anche come audio, veramente al top. Quindi, per questo video unboxing e video sui benchmark e sul gaming con HTC One M8 è tutto. Un saluto da Shido per AndroidLive.it.